E benvenuti alla seconda puntata di In Cucina con Borgo. Quest'oggi io e i miei ospiti prepareremo il pollo alle mandorle, una ricetta tipica della cucina cinese. Allora, come vedete, avvicinati, ho già preparato il riso fritto e qui abbiamo invece queste padelle che ci serviranno, queste per il riso a chicco lungo con cui accompagneremo il riso e il pollo. Qui sta già bollendo per il brodo. E qui invece prepareremo il pollo. Qui ci metteremo il riso. Come soffritto ho messo come quello fagiolato, un classico burro, olio e salvia. E adesso andiamo ad accendere. Ops, ma vaffanculo, mannaggia, stronzo di Cristo. Brodo vegetale, classico per il... Va bene. Per il riso. Questo e... non sente già l'odore, un pochino di sale grosso, non tanto, già comunque verrà salato anche il pollo, quindi giusto un pochino, tanto per dare un po' di sapore al riso. Misurate a mano, mi raccomando. Esattamente, ricordatevi che le cose fatte a cazzo sono quelle che vengono meglio. Mescolatina, e adesso abbassiamo il fuoco del brodo, tanto per tenerlo in calore, e non fate battute del cazzo sull'incalore, ok? Poi questo per il soffritto. Allora, questo qua lo divideremo fra, principalmente fra le due padelle per il pollo e tra il riso, un pochino anche qui dentro. È fatto semplicemente con cipolla, mezza cipolla, aglio, uno spicchio, ricordatevi di togliere l'anima. Poi la ricetta originale vorrebbe di mettere lo zenzero. Però visto che a me lo zenzero fa cagare, perché insomma sta di detersivo per piatti, al suo posto ci ho messo il prezzemolo. E il rosso che vedete è uno dei miei peperoncini essiccati. Ho messo il calabrese guarda in cielo, detto anche calabrese mazzetto. Questo non è molto potente, però ha veramente un ottimo aroma. Ne ho messo solo uno senza i semi, perché non voglio rendere piccante il pollo. È solo per dare quel buon aroma che ha del peperoncino senza renderlo piccante. Dividiamo grossolanamente più o meno metà abbondante, perché la maggior parte sarà questo, metà abbondante da questo. Quasi il resto della metà qui. Poi questo pochino qua dal riso, però ovviamente penso a pure anche il riso. E ovviamente uno degli ingredienti base di questo piatto, le mandorle. Allora, sto così per questo bastone, mettiamo pure tutte le altre in questo, e adesso un casino, basta. Noi uomini primitivi, che cucino con le mani. Vabbè, me ne sono lavate le mani, dopo sto fatto bene. Sto scherzando, sei tranquillo. Okay, vabbè. Allora, le mandorle lasciamole andare prima di mettere il pollo. Allora passiamo il fuoco per farle andare un po', perché le mandorle devono tostarsi un pochino, quindi lasciamole andare anche a lungo, non è un problema, solo abbiate l'accortezza di abbassare il fuoco per non far scottare troppo la cipolla. Adesso voi chiedete perché sto facendo due padelle. Questo perché una delle cose che ho intenzione di mostrarvi è, ovviamente questo è un pollo alle mandorle quello che faremo, ma vi mostrerò adesso anche come fare un'alternativa vegetariana al pollo alle mandorle. Al che qualcuno potrebbe chiedersi... Chiedi? Perché? No, non perché, quello vabbè, perché sono cazzi loro. Intendo come? Come fai a fare... chiedimelo? Come? Ecco, la risposta è semplice, mettendo al posto del pollo una cosa che ha più o meno la stessa consistenza del pollo e assorbe molto bene la salsa di soia come il pollo, perché diciamocelo chiaro, a dare il grosso del sapore è questa, e cioè funghi champignon. Dico. Questi qua lavati e tagliati a fettine come il pollo, una volta messi con tutti gli altri ingredienti, hanno un sapore e una consistenza che è quasi uguale a quella del pollo. Quindi se volete fare una variante vegetariana, mettete questi, e se la volete pure vegana, semplicemente dal soffritto togliete il burro. Tutto. Ok. Ecco, come vedete sto tagliando il pollo a pezzettoni un po' grossolani. È un casino. Cioè, nel senso, è un casino di pollo, in effetti è un po' esagerato. Mentre lui sta tagliando la stessa cosa con i funghi.
Buongiorno. No, non risponde oggi. Ho paura che rimarremo tutti avvelenati. Vabbè, dai. Ok. Più o meno ci siamo, direi. Sì, dai, percentuali un po' grossi, ma chi se ne frega, dai. Siamo uomini virili, mastichiamo, abbiamo denti sani, vero? Un po' di rotti per insaporire i funghi, ce li devo mettere. Ah, già, allora, qualche sputo, dai, qualche sputo via. Allora, ok, adesso. Il pollo, rispetto tipo ai cani di manzo, è molto, come dire, è meno saporito. Quindi gli aggiungo un po' di sale fino. Che dove cazzo ho messo? Te lo passo io? Ce l'hai? Aspetta, l'avevo usato prima. Dove cazzo? Questo qui, aspetta. Vuoi una mano? Che cazzo l'ho messo? Mannaggia Gesù. Vai. Purtroppo ho perso il sale fino, quindi ci arrangeremo con quello grosso, dai, in qualche maniera. Cioè, dovrò stare attento come lo sporco, Dio. Cercherò di spargerlo in maniera... No, così verrà salatissimo sta roba. Al massimo lo faccio buona. Così, non di più perché... Senti, verrà una merda salatissima. Adesso lo amalgamiamo bene. Mi sa che è troppo questo sale, Cristo Gesù. Vabbè, ha un culo. Mangiate okay. Un fungo. I funghi invece non lo... I funghi sono pronti. Ok, adesso scusate. Allora, nel step successivo è... Allora, i funghi... Boh, non li salerei quelli. Li buttiamo. No, aspetta. Gestivo. Allora. Adesso è un altro piatto, anzi... Usiamo la teglia, visto che sono tanti. La farina. Resta qua dentro, non tutta, un po'. C'è per tipo coprire. Guarda che io non sono chef, E perché io sì. Sei professionista, sono aiutato. Va bene così. Di più, vai, abbonda. Ok, dovrebbe bastare, stop. Bene, adesso... Mi raccomando, la farina pura dopo aver messo il sale. Porco Cristo! Dopo aver messo il sale e... Che cazzo! Ok. Infariniamo il tutto. E non è per peli del culo? Ovvio. Fanno tutto, fanno sapore anche loro, dai. Farinate bene, mi raccomando, schiacciate un po' con le mani. Okay. Quando è finito di citarti, bollo, così. No, l'ha fatto, adesso li spostiamo nella padella. Ok, adesso stessa cosa con i funghi. Ma dovresti intermediarvi un po' i funghi, no? Per far attaccare meglio la questa farina. Questa è la versione vegan o la versione vegetarian? È vegetariana perché c'entro il burro. Però beh, basta togliere il burro dal soffritto e diventa vegetariana. Vegan. Umidirli, non lavarli, Ho capito. Vegan già li umiditi perché li ha lavati lui prima, però... E allora basta. Lavati. Questa ma cosa gli piace maneggiare, altro? Penso che poi dobbiamo mangiarci. Sì, infatti. E che diamine. Ok, dentro anche questi. Cercate di non portare dietro la farina perché altrimenti la farina si assorbirà troppo dell'umido e invece un po' di umido deve restare, anche perché uno dei segreti per fare un buon pollo è lo stesso che per fare un buon riso, bisogna dosare molto bene l'acqua nei tempi e nelle quantità giuste. Di salute. Via. Allora, adesso mettiamo anche il riso. O ce l'ho fatti male. Anche questo non ho idea di quanto è. Spada, te che dici quanto? Per tre, Sì. Fai tre o quattro manciate, o forse un po' di più. Non lo so. Io devo tirare del gatto. Oddio, oddio. E più quello per terra. No, non è caduto tanto, dai. Io cani, gli ho dato una lamata prima e ho un po' esagerato. E te lo dai, stare a te. E qua, allora, che cazzo stai combinando? Aspetta, aspetta. Dite che è tanto questo? Sì, è troppo per tutti e tre, figlia, sei matto. Vabbè, dai, tanto adesso troverò un contenitore a metterlo dentro. E non fate le solite battute se non metterlo dentro. Vai? Go.
Beh, questo è un po' troppo, lo metterò dentro solo metà, poi il resto lo metterò via. Il resto lo mangiamo crudo. Se vuoi. No, così dovrebbe bastare. Sì, dai, Massimo, avanza un po', che ti prego. Sì, siamo attento, quello che avanza faccio la schiccetta io. Ora sta andando bene. Sta cucinando nel modo giusto. Un po', si sta già un po' seccando, quindi mi aggiungerei, come dicevo, un filino di acqua. Allora, aspetta, tabuli, mescola il riso. Sì, ti serviranno due mani. Se metto un po' d'acqua, no? Sì, no, no. Dai, dammi la birra. No, prima il riso l'ho fatto tostare un po', solo col soffritto. Poi si aggiunge il brodo che è lì. Ok. Adesso aggiungo subito un pochino di acqua al pollo perché, essendo tanto, si sta già un po' seccando. Non tanto, un pochino di acqua. Sì, io sto camminando sopra il riso comunque. E dopo lo pulirò, mannaggia Gesù, dai. Sto scherzando. Ma sto trucco te l'ha insegnato la cinese del gioia? Si sa che il riso l'ho fatto tostare prima di mettere il brodo. Tanto deve stare così un paio di minuti e poi dopo... Oh, io mi sto ustionando. Oh, merda! Merda! Porco Dio! Merda! Vabbè che è un'offerta speciale quel riso, ma non è un buon motivo per spaccarlo. Metto in pausa, ragazzi. Ok, dai, stiamo riuscendo a lottare contro la bruciatura. Devo aggiungere un pochino di acqua anche ai funghi. Sono un po' secchini. Qua metto un po' più di acqua rispetto al pollo. Perché in effetti... Ok, bene, adesso poi iniziamo a mettere il brodo, dopo messo il mestolo. Ah, porco Dio! Ah, così? Dosato? Certo. Lo chef comanda. Prego. Sì, ho capito, ma dovevi dirmelo che mi facevi venire per lavorare, che cazzo. Che diavolo. Io volevo solo mangiare. Devi solo mescolare un po', non è il problema. E nel frattempo sto andando a fuoco perché ho due fornelli sotto le ascelle. Adesso dobbiamo fare aspettare che sia il pollo che i funghi comincino, adesso hanno già cambiato colore, sono diventando bianchi. Quando inizieranno a virare un po' verso il marroncino, allora metteremo la salsa di soia. Allora, questo vale per il pollo, per i funghi in effetti i funghi non cambiano colore come il pollo, non diventeranno marroni, a meno che non si stiano bruciando, cosa che vorremmo, è meglio evitare ovviamente. Quindi mi limiterò, userò come metodo di giudizio il pollo. Quando il pollo sarà pronto, allora cambierò il... metterò la salsa di soia anche nei funghi. Ciao, adesso... Tramite la realtà virtuale, come potete vedere, il pollo è pronto, ha preso quel colorito marroncino e va bene. Ora metterò la salsa di soia, datemi una mano. Ok, grazie. Sono sopra il pollo? Sì, vai. E non lo vedi con la realtà virtuale? Non lo so. Quanto devi metterne? Vedo dei pini che mi sbattono. Quanto devi metterne? Scusa. Vai. Oh, Tobi. Toglilo, vai. Toglilo, tu li tiralo, dai, se no fai danno qua. Dai, io ti spingo, vai avanti. Allora, deve finché non prende il colore giusto. Ovviamente questa boccetta andrà via qua tutta, tanto ne ho preso un'altra apposta. Ancora sì, essendo una dose industriale di pollo, qua ci vuole una bella dose di salsa di soia. Vabbè, a questo punto mettiamola tutta. Ok, vini fino a spada? Sì, il colore e l'odore più o meno sono quelli giusti, sì, vedete? Vero, buono, quando sì, prendo sì. Questo marroncino. Senti che buon odore, è fame. Direi che va bene. Alziamo un po' il fuoco qua del riso perché sta cuocendo più lentamente del previsto. Salute, E adesso mettiamo anche ai funghi. Fila. Cos'è, la boccetta di salsa di soia? Sì, salsa di soia anche questa. Oh, addirittura in boccetta stavolta. E dica ciù. Ce ne sono altre lì nel... Oppure prendi il vino. No, che cazzo. Vino! Dov'è la ciuff? No, la ciuff è finita, ci sono altre birre. Non c'è più ciuff!
Sei tu che te la sei dimenticata, coglione. Eh sì, ho capito, però questa è la ciuffa. Io non mi piacevo la ciuffa, ti portavo la dinkel. La dinkel. E vedete, questo funghi qua. È questa? Quella è un po' caldina, se prendi quella verde, la Victor, quella fa schifo però è fresca. Cazzo la Victor! No, volevo vederla. Quella è più fresca. Io la vedo da barbone per strada. Neanche i barboni la bevono. Plastic. No, no, è derivato del petrolio. Dicevo, comunque, questi funghi in effetti... Allora, sono diventati un po' una polpiglia, ma questo è normale per i funghi. Adesso abbassiamo un po' il fuoco. Sanno tutti che se mangi vegano mangi di merda, no? E adesso queste, va bene, a posto così. Li lasciamo scaldare ancora un po'. Nel frattempo mi concentro sul riso. Ho abbassato la fiamma a questi, perché questi praticamente sono pronti. Devo soltanto scaldarsi ancora un po'. Adesso facciamo finire di preparare il riso. E una volta pronto anche quello, siamo pronti. Il pollo è pronto, i funghi sono pronti, il riso è pronto, è tutto pronto per mangiare. Riassunto dei piatti, chef? Riassunto, allora, prima cosa, vi spiego soltanto il pollo. Per i funghi stessa cosa, solo mettendo i funghi al posto del pollo. Prima cosa, fate preparare il soffritto con burro e salvia e olio. E metteteci a soffriggere le mandorle con cipolla, rosmarino e peperoncino, poco peperoncino, togliendo i semi. Poi mettete il pollo tagliato a fette, dopo il pollo mi raccomando quello di salarlo e dopo averlo salato metterlo in farina. E quando il pollo comincia a diventare marroncino mettete la salsa di soia e a quel punto è pronto. Poi se volete farlo col riso o con la pasta, a vostra scelta. E qua per i funghi stessa cosa, mi dicevo, solo che mettete i funghi al posto del pollo. Ragazzi, buon appetito a tutti. E alla prossima puntata di In Cucina con Borgo, dillo tu. Alla prossima puntata di In Cucina con Borgo.